Rieccoci a questo speciale per il ciclo a lezioni di mercato con i commissari della Consob sulle tematiche più calde per la borsa, gli investimenti e il risparmio. Oggi siamo con Carmine Di Noia, commissario Consob, benvenuto. Grazie. Di Noia, e parliamo di un tema cardine che l'anno scorso è stato molto discusso, che è il rapporto tra il risparmio degli italiani e l'investimento diretto nella nostra economia reale, il mercato e l'incrocio di domanda e offerta, da una parte i risparmi degli italiani, dall'altra le aziende che hanno bisogno di capitali per crescere. L'anno scorso uno strumento innovativo come quello dei piani individuali di risparmio ha canalizzato oltre 10 miliardi verso le imprese, soltanto in parte le imprese quotate, ma comunque è stato un primo passo significativo. Nel 2017 è cresciuto il numero di aziende che sono andate in borsa, le cosiddette IPO, i collocamenti. Quest'anno Borsa Italiana prevede 50 collocamenti di nuove aziende, è un numero importante, un numero alto se le condizioni di mercato lo consentiranno, ma io le chiedo quanto oggi da questo punto di vista la borsa davvero rispecchia l'economia italiana e la sua identità. La borsa rispecchia in realtà in Italia solo in parte l'economia reale. La borsa italiana è sempre stata molto finanziaria, molte imprese con equity quotato sono le banche e le assicurazioni, e anche sono le finanziarie, sono le imprese che mettono più di tutti i bond, questa è stata la tradizione. Quindi il nostro listino non è molto rappresentativo dell'economia reale, è sempre un listino piccolo, ma come le diceva abbiamo segnali di miglioramento importanti. È vero che le imprese quotate sulla borsa in senso stretto, sull'MTA, sono più o meno sempre le stesse, 240, 230, la capitalizzazione su PIL più o meno, oscilliamo il 30, 35, 25 a seconda dei picchi, però quello che è il messaggio nuovo è che le nuove imprese quotate da 0 a 100 sono quelle su Lime Italia, quindi un mercato diciamo con requisiti semplificati. E anche l'altro grande segnale che io trovo veramente interessante è quello dei mini bond. Abbiamo più di 300 emissioni di mini bond, tanti emittenti di mini bond che sono quotati sull'Extramot Pro, quindi su una piattaforma seppur purtroppo aperta solo ai professionali, quindi sono imprese che decidono non di aprire il capitale subito, ma magari di iniziare a cercare fonti di finanziamento non alternative ma complementari a quella bancaria, dando dei segnali anche ai tradizionali finanziatori come le banche. E questo è importante perché sono imprese che decidono quindi di avere, grazie o purtroppo magari per la regolamentazione ad esempio sugli abusi di mercato, avere delle procedure interne, capire come si fa un comunicato stampa se c'è un evento rilevante. Quindi questo lo trovo è un passo in avanti. Certo, restano le debolezze strutturali che sono caratteristiche della nostra economia. Senta Di Noia, tra l'80 e il 90% del finanziamento delle nostre aziende è ancora finanziamento bancario, però il 2017 ha segnato un primo momento di svolta in termini di emissioni di obbligazioni, di avvicinamento alla borsa, di apertura al capitale di soggetti come i private equity. Il range, per dire, l'arsenale di strumenti a disposizione inizia a farsi più composito grazie agli interventi degli ultimi governi sulla cosiddetta finanza per la crescita. Andiamo da quelli più, come dire, un po' davanti, il crowdfunding, cioè le piattaforme digitali su cui si possono cercare finanziamenti, il cosiddetto peer-to-peer, i business angels che entrano sulle società più innovative, fino ad andare al private equity, al venture capital, fino all'emissione di mini bond, come lei diceva. Si può dire che si è innescata un cambiamento di direzione da questo punto di vista? Nonostante i tassi bassi, queste formule iniziano a essere più attraenti perché la diversificazione delle fonti di finanziamento in azienda ha un valore indipendentemente da quanto poi si paga il debito nudo e crudo, oppure questo potrebbe essere messo in discussione, è iniziato un movimento, come dire, inarrestabile, oppure ancora lento? No, devo dire che abbiamo disegnato, secondo me, un'infrastruttura di mercato e di possibilità per le società, in particolare PMI non finanziarie, molto completa. Cioè, prima si parlava di mercato società chiusa o società quotata, una volta c'era il ristretto, ora vi è un'intera gamma di strumenti a disposizione per le imprese per, diciamo, a seconda del loro anche stadio di maturità, per accedere a fonti di finanziamento diversificate e allo stesso tempo far accedere anche investitori dall'altro lato. E questo è anche complementato da un tema, ne parliamo spesso quando parliamo di governance, ma di induction. In realtà le imprese vanno accompagnate in una fase, diciamo, di comprensione dei loro rapporti con gli stakeholder esterni e potenziali finanziatori fin dall'inizio. Il programma di Borsa Italiana di Elite, insomma il Finanza della Crescita, poi anche la Consob ha contribuito e ha guardato con grande interesse, contribuiscono a far maturare nelle imprese, negli imprenditori, spesso piccoli, spesso famiglie, la necessità, diciamo, di cambiare. Quindi secondo me abbiamo disegnato una scatola abbastanza perfetta. Quindi ora
c'è solo da, abbiamo anche creato degli incentivi piuttosto potenti che hanno dato dei risultati che erano inaspettati, 10 miliardi di cui parlava lei e forse anche più, ci si aspettava arrivassero in 5 anni, dai PIR sono arrivati subito, il tema è dove si scaricano, okay. E quindi qui abbiamo veramente bisogno che ci siano, che gli imprenditori capiscano che è importante aprire, non necessariamente, ripeto, il capitale, non necessariamente, è un punto di arrivo, ma non un fine a se stesso la quotazione, è solo uno strumento, aprire però a finanziatori esterni. Questo fa migliorare l'impresa e poi fa crescere la dimensione, perché certamente il distretto industriale, le caratteristiche sono sempre molto positive, ma è chiaro che per competere sui mercati internazionali, l'Italia è comunque ancora un paese che ha ora seconda surplus commerciale in Europa, in realtà riusciamo con le buone imprese a esportare, però per riuscire a vincere tutte queste sfide c'è bisogno di un ulteriore boost. Senta, i soldi non mancano, sembra che la liquidità, la disponibilità anche degli italiani a investire sulla nostra economia ci sia, lo ha dimostrato l'esperimento dei PIR, ma alla fine il numero di quotazioni l'anno scorso è aumentato di qualche decina, è concentrato sul mercato dell'AIM. Rispetto alla massa di risorse che è stata raccolta, questo ha sicuramente provocato anche un innalzamento dei multipli a cui queste società vengono quotate e scambiate, questo ha fatto parlare alcuni di una bolla, altri pensano che non siamo in territorio di eccesso di speculazione tra fondamentali e prezzo di questi titoli. Ma secondo voi cosa serve affinché un numero superiore, che rispecchi un po' di più migliaia, le migliaia, secondo Borsa Italiana, di aziende che hanno l'identikit per essere pubbliche, per crescere attraverso la quotazione, arrivi davvero a destinazione? Guardi, questo è il tema fondamentale, è un tema di domanda e di offerta naturalmente. Da un lato dobbiamo incentivare ancora di più le imprese ad andare appunto nel modo che dicevo differenziato sui mercati. Si è acuito negli ultimi anni questo gap, da un lato si sono innalzati i costi diretti e indiretti di quotazione, si sono paradossalmente abbassati i costi di rimanere non quotati, privati. Allora bisogna trovare il modo in qualche modo di avere un riequilibrio, da un lato magari appunto incentivando anche gli imprenditori a avere strutture interne anche non quotate più importanti, dall'altro però cercando di diminuire. Questo è il messaggio che ha dato la Consob molto chiaramente l'11 giugno, il Presidente, abbiamo fatto questi seminari, siamo in modalità ascolto, abbiamo creato uno stakeholder group per cercare di avere ancora di più i suggerimenti da parte del mercato e cercare di ridurre alcune delle cose che sono in mano nostra, i prospetti, abbiamo cercando magari di velocizzare le procedure, ora abbiamo a disposizione le possibili esenzioni di regolamento prospetto, di cercare magari di fare il punto della situazione sugli adempimenti della market abuse, noi cerchiamo con delle guideline di aiutare il mercato, bisogna capire se poi lo fa in pratica questo funziona. È ancora un problema di costi, le chiedo di noi, perché sappiamo che l'ultimo intervento, quello sul credito d'imposta per ridurre fino al 50% i costi di quotazione, ha sicuramente senso, soprattutto per le aziende più piccole che temevano di lasciare un po' troppo di quello che andavano a raccogliere in termini di costi, da quelli legali a quelli normativi, dalla due diligence fino alla comunicazione. Oggi è ancora così? Guardi, il costo è comunque un tema, devo dire fa quasi paura vedere, abbiamo avuto ultimi casi di aziende che passano dall'AIM all'MTA, semplicemente con prospetti di ammissione a quotazione, non un'offerta, quando tutti vedi sul prospetto, dato pubblico, che questo costa, questo mero passaggio, 1,5 milioni, allora questo è un tema, poi certo il 500.000 del credito d'imposta può aiutare le spese di quotazione, sempre che non faccia alzare la curva di tutti i provider, quelli che poi sono pagati dalle imprese per quotarsi. I costi veri poi forse sono quelli indiretti, però appunto la maturità secondo me è di far capire che questi non sono costi, stare sul mercato è un investimento, trasparenza conviene, avere sistemi di controllo interni, di procedure conviene alle imprese, avere dei board, dei consigli di amministrazione anche magari prima ancora della quotazione con componenti anche fra virgolette indipendenti anche quando sono imprese familiare conviene, quindi questo consente poi la crescita. Dall'altro lato è quello che le diceva, cioè il tema è poi, ed è il tema della Commissione Europea, della Capital Markets Union, cioè avere imprese che vanno anche cross border a cercare capitali di vario tipo, ma avere anche investitori che riescano anche in un momento ancora di tassi molto bassi e di liquidità abbondante a scaricare, avere dei prodotti veri che vanno sull'economia reale, non solo finanziaria, a scaricare questo investimento. Su questo, anche su questo lato qualcosa si può fare, anche qui alla relazione della Consob, ai nostri seminari ci sono state interessanti proposte, interventi. È chiaro che
Noi abbiamo regole molto stringenti per la tutela degli investitori, che secondo me erano anche giustificate forse da episodi, diciamo, anche non infrequenti che sono successi negli anni passati. E come giudica oggi il livello di trasparenza e di fiducia che dà il nostro mercato? Guardi, in questi giorni a Milano è la conferenza, diciamo, mondiale degli investitori istituzionali internazionali, la SGN. Devo dire, tutti i grandi investitori internazionali investono nelle imprese italiane. Allora, questo secondo me è un segnale che in realtà la regolamentazione, la governance, la liquidità del mercato, la microstruttura sono a livello delle migliori borse internazionali. Questo però dobbiamo poi trasferire appunto anche su questa massa di economia reale che sono le PMI che devono ancora crescere. Questo, qui il paradosso è che è di dimensione anche delle offerte, cioè noi la dimensione dell'azienda che va sull'AIMO, del mini bond che viene messo, hanno questo paradosso che io chiamo il paradosso dell'investitore individuale, cioè sei troppo piccolo per essere interessante per il grande investitore internazionale ed è difficile costruire liquidità quando per definizione questa non c'è. Quindi queste forse sono proprio asset class che sono necessariamente più lungo termine, più rischiose, però che ovviamente, diceva Nava all'assemblea, no risk no return, ricordando una cosa che è ovvia, ma è chiaro che è importante che queste asset class possano essere incrociate anche dagli investitori individuali, magari private banking, high net wealth individual e così. Qui abbiamo forse delle regole che possono essere non ripensate, ma quantomeno riverificarle alla luce di quello che fanno gli altri paesi europei. Se ad esempio i fondi di investimento alternativi, noi abbiamo la regola in Italia, non Consob del Tesoro, minimo si può investire un fondo alternativo, che sono quelli che oggi mettono, che investono in mini bond o nell'AIM, 500.000 euro, quindi una soglia molto alta, ma allo stesso tempo chiunque la può prendere, è chiaro, deve essere un chiunque molto molto ricco. Forse è meglio avere soglie molto basse, ma accompagnate da diversificazione e da delle qualificazioni professionali. Anche le gestioni individuali, insomma, siamo qui in un posto dove ci si occupa molto di questi argomenti. Allora forse bisogna riflettere, se io vado da un gestore individuale, sapete che la Consob è molto, diciamo, anche preoccupata del fatto che spesso gli investitori in modo inconsapevole pensino di essere molto invece consapevoli e competenti. Rischi più evidenti, no? L'eccesso di fiducia in se stessi, esatto. È paradossalmente in un paese che ha i livelli più bassi di conoscenze finanziarie. È molto molto rischioso e questo le nostre analisi lo fanno vedere. Allora è chiaro che se un prodotto non lo capisci, diciamo, o non lo compri o vai da un consulente finanziario. Oggi dal consulente vanno invece quelli più competenti. Okay. Allora qui il tema è che però se io vado, non so, voglio aprire una gestione individuale, pago le mie commissioni a un investitore professionale che lo fa per me, forse bisogna riflettere se almeno lui, che è lui il professionale che io pago, possa ad esempio comprare il mini bond. Cioè cerchiamo anche di diminuire tutti i vari layer di intermediazione che si interpongono fra l'accesso diretto al mercato e anche, diciamo, l'investitore, perché questi poi, ripeto, sono giustamente tutte le commissioni. Un mondo di tassi positivi, di tassi zero, dico, avere commissioni positive è un investimento certamente in perdita. Ecco. Senta, Di Noia, lei è una persona molto esperta di mercato finanziario, commissario della Consob, sa che uno dei temi su cui c'è stata più discussione anche negli ultimi anni è un tipo di vigilanza sul mercato molto basata sul rispetto formale dei requisiti, del rispetto delle leggi, ma poco sostanziale. Quindi gli incidenti succedevano e poi dopo ci si chiedeva perché avessero potuto accadere nonostante la presenza di Consob, di altri livelli di vigilanza sul mercato. Ora il nuovo presidente Nava ha introdotto anche nella sua presentazione una definizione, questa di vigilanza proattiva, che noi ci aspettiamo tutti di capire in concreto che cosa significherà. Dal suo punto di vista cosa cambia rispetto al passato? Guardi, secondo me il paradigma, diciamo, della vigilanza e della tutela del risparmio basato solo sull'informazione è un paradigma che non è che sia superato, ma è che comunque bisogna, diciamo, è stato evoluto anche dalla MiFID 2 e dalle altre. Cioè, la tutela non si fa dando 1000 pagine di prospetto, ok? Si fa magari con il KID, e ora abbiamo documenti quindi semplificati di 4 pagine, ma si information fa document, il Key Information Document, quindi 4 facciate, foglie a 4 in cui vi sono le principali, in modo molto semplice, enunciate le caratteristiche dello strumento. La vigilanza si fa ex ante, quindi disegnando prodotti adatti per determinati mercati, product governance cosiddetta, il governo del prodotto, sia a livello di chi dell'impresa assicurazione banca che lo fa, e sia a livello soprattutto di chi lo distribuisce, soprattutto e anche. Si fa estrema razio con gli interventi diretti, le tutele alla vendita, ma diciamo va fatta tutta prima, perché altrimenti
pensare di farla solo aggiungendo informazioni, diciamo, non è efficace. Okay. Detto questo, è chiaro, sugli intermediari, sugli emittenti dobbiamo cercare, questo insomma, l'intento lo ha detto il Presidente, è quello che alcune autorità, devo dire, non tutte fanno, ovviamente date le risorse che sono poi disponibili, di cercare appunto di intervenire prima con i segnali. Devo dire, Consob è sempre molto attiva sul mercato, la comunicazione spesso dalle società viene fatta su richiesta nostra, anche sugli intermediari vi è sempre, diciamo, un importante, diciamo, fiato sul collo, ecco, questo direi che, diciamo, in modo forse banalizzando la vigilanza proattiva, ed è quello che cercheremo di fare, diciamo, sempre di più, anche insomma con questa fase rinnovata. Un'altra innovazione è questa della, come dire, posizione di ascolto da parte di Consob. Ma chi volete ascoltare in questa fase e qual è l'obiettivo di questa nuova procedura di rapporto con il mercato? Io ho avuto personalmente, prima di rientrare alla Consob, l'esperienza di questi stakeholder group, quindi all'ESMA, le autorità europee hanno creato, la Commissione in realtà per loro, ha creato, diciamo, vogliamo chiamare i gruppi di ascolto, sì, ascolto di chi? Di tutti, cioè gli stakeholder in quanto tali, quindi proprio vogliamo dire le lobby, sì, cioè i gruppi di interesse che sono gli intermediari, sono i risparmiatori. Sono le infrastrutture, sono gli accademici, cioè dobbiamo avere l'opinione di tutti per poi ovviamente valutarla. Qui in realtà non è nulla di nuovo, la Consob di Padoa-Schioppa aveva il comitato scientifico con persone che valutavano, anzi davano la loro opinione prima che le bozze di regolamento di consultazione uscissero. Allora, secondo me è molto proficuo questo, anzi è proficuo che gli interessi in modo scoperto si confrontino intorno a un tavolo in cui la Consob è in modalità ascolto, per poi ovviamente prendere le proprie decisioni, ma su basi molto molto informate. Questa è un po' la modalità anche che in Europa le authority seguono per confrontarsi con i cosiddetti stakeholder, con tutti i protagonisti prima di prendere le decisioni. Però c'è un altro aspetto che è emerso anche durante la vostra assemblea presentazione annuale, che l'Italia resta l'ottava economia mondiale, la nostra piazza finanziaria non è all'ottavo posto ma al 17°, se non sbaglio, in termini di capitalizzazione, tutti i parametri di scambi e così via. Ecco, cosa si può fare in concreto per risalire la china e per dare al Paese un mercato finanziario più efficiente nel dare alle nostre imprese le risorse di cui hanno bisogno per continuare a confrontarsi sui mercati globali, per giocare nella serie A della dei mercati globali oggi? Guardi, è vero, ottavo, 17°, lo diceva il Presidente, questa è un'economia comunque interessante, un'economia caratterizzata da stabilità, da istituzioni che ci sono, da avanzi primari che ormai abbiamo da molti anni che si scordano gli altri paesi, da avanzi appunto di surplus di bilancia commerciale, da ricchezza privata molto elevata. In realtà è chiaro, i numeri, se guardiamo i numeri di piazza finanziaria in senso stretto, sono ancora piccoli, quindi è importante che le imprese continuino ad arrivare al mercato, ma ripeto, il mercato non è più solo l'equity, il 17° è quello, ma anche bond e altre cose. Però è anche vero, io noto un cambiamento strutturale, diciamo, nelle piazze finanziarie di tutti i paesi, Stati Uniti, Europa sono caratterizzati da numeri di delisting, le nuove quotazioni nette non ci sono più, c'è un crollo, è solo l'Asia che cresce su listing. Il tema è che ormai le imprese trovano finanziamenti, e forse per fortuna li trovano anche prima di andare in borsa, oppure abbiamo addirittura casi di IPO che il giorno di quotazione in realtà la quotazione non va perché ti arriva il private equity che lo compra. Allora, il tema di piazza finanziaria forse non è più o non è solo il numero di società quotate, ma appunto è le modalità di finanziamento di un'economia, modalità di finanziamento sull'economia reale, che poi portano le imprese a crescere e poi alla fine a creare occupazione, crescita economica e quindi la stabilità del sistema. Quella crescita economica di cui tutti parliamo è in Italia, nonostante i segnali positivi degli ultimi 2 anni, più bassa rispetto al resto d'Europa. Ora c'è pure il timore che rallenterà per situazioni interne ed esterne al Paese. Io le chiedo se questa crescita e il freno che abbiamo rispetto agli altri è anche legato alla dimensione media delle aziende, alle difficoltà che ci sono state nei rapporti con il mercato dei capitali finora, alla dipendenza forse eccessiva dal mercato unicamente dal canale bancario, o se c'è qualcosa anche nella mentalità, nella struttura proprietaria delle imprese italiane che ci ha messo in questa situazione e come si può intervenire? Guardi, ovviamente questo è un po' di tutto questo. Allora, è chiaro che uno, mercato molto bancario, in realtà questo ha rappresentato una sorta di effetto di spiazzamento per l'economia reale, cioè l'impresa non finanziaria per emettere azioni, diciamo, emettere bond, in realtà doveva farlo a tassi molto più alti perché comunque la banca, al di là della sua forza commerciale nel collocare i prodotti, era comunque percepita come più stabile, quindi questo era un dato di fatto. Chiusura, certo, dell'impresa familiare, l'idea non mi apro l'equity, non voglio l'economia, il nero e altro, però è anche vero
molto interessante, le nuove quotazioni di cui parlavamo prima, molte di queste sono avvenute con le SPAC. E le SPAC, devo dire, quindi le Special Purpose Acquisition Company, quindi società quotate dove si quota sostanzialmente una scatola di cash, quindi diciamo gli azionisti, i risparmiatori possono comprarle, seppur solo sul secondario, però dove sono andate ad investire? Non in imprese dove prendevano il controllo, ma tipicamente le SPAC hanno sottoscritto aumenti di capitale che in modo maturo sono stati decisi da imprenditori che hanno capito, rimanendo al controllo dell'impresa, che occorreva però iniezione di capitale per crescere. Ecco, questo è un segnale molto positivo che andrebbe preso da molti imprenditori senza timori, okay? Quindi questo è importante, perché la crescita di un'impresa, l'innesto di finanziatori esterni, ripeto, non necessariamente anche subito equity, subito con azioni, quindi entrare in capitale, ma anche poi entrando in capitale, fa crescere, fa maturare l'impresa, maturare la consapevolezza di avere i piani strategici, di presentarsi bene, di andare long term, non solo magari sulla successione della prima generazione o seconda generazione dell'imprenditore. Lei ha citato uno dei grandi fenomeni di successo dell'ultimo anno e mezzo, cioè le SPAC. Ricordiamo che sono dei veicoli finanziari che raccolgono fondi da investitori e si quotano per poi arrivare a acquisire il controllo di una società non quotata e portarla in borsa direttamente. Ci sono anche polemiche in questa fase sulle regole, in particolare sul ruolo dei promotori. Il loro interesse sono coloro che mettono insieme la scatola, la portano in borsa, scelgono il target e hanno, come dire, un interesse che portano a casa appena l'operazione è ottenuta e chiusa. Ecco, questo è un elemento sul quale Consob ha fatto una riflessione, perché sul mercato ci sono diverse opinioni sulle SPAC e su come funzionano oggi. Guardi, allora, noi come dire, riflettiamo su tutto, quindi ogni fenomeno di mercato è guardato con grande attenzione e quindi diciamo la riflessione sull'evoluzione del mercato ovviamente è presente. Però le devo anche dire che questo diciamo, è un paese che deve forse anche nella mentalità, lo dico tutti gli stakeholder, anche diciamo, i commentatori, maturare. Cioè, certe volte il conflitto di interesse in realtà invece è proprio, se fisiologico, è proprio invece l'incentivo che diciamo, che si dovrebbe avere per poter convincere gli altri a investire in uno strumento. Cioè il fatto che qualcuno scelga e investa anche del suo capitale dovrebbe essere un fattore positivo che convince me, investitore magari al dettaglio, a dire se lo fa lui lo faccio anch'io. L'impresa ha controllo familiare, diciamo, se è un dato, poi le patologie, le operazioni particolari e altro, se ci sono, ma è un altro discorso. Ma da un punto di vista di incentivi, io in teoria dovrei essere molto più tranquillo in un'impresa familiare dove la famiglia che controlla ha tutto l'interesse a far sì che questa impresa faccia dividendi, faccia utili e cresca, e io sono quello di minoranza, perché abbiamo incentivi allineati. E tant'è che il modello poi dell'azionariato concentrato, da tutti vituperato prima della crisi finanziaria, si è capito che alla fine la stabilità delle imprese non è una liability, non è un dato negativo, ma in realtà è un dato positivo. Guardiamo le public companies dei paesi anglosassoni che fine hanno fatto. Quindi, diciamo, secondo me dobbiamo fare attenzione sempre ad avere diciamo, il timore, la fobia dei conflitti di interesse e a guardare male. Fra l'altro, appunto, ripeto, molte di queste SPAC non prendono il controllo ma sottoscrivono aumenti di capitale, anche importanti, 40%, però sono comunque diciamo, di minoranza. Quindi guardiamo anche con un po' di respiro, con interesse diciamo, alle novità. Poi diciamo, è chiaro, le patologie devo dire ci sono ovunque, ci sono in tutti i mercati dei capitali, anche quelli con autorità di vigilanza che hanno 5.000 persone, però io penso che siamo su un cammino positivo, ripeto, l'interesse che manifestano gli investitori che strutturalmente investono nelle nostre imprese, in realtà ne hanno poche da investire, ma in realtà non li vediamo, molti investono in quelle chiuse, e anche il trading che abbiamo ogni giorno sul nostro mercato, che è molto molto estero, secondo me ne sono un segnale. Molto estero, perché ricordava agli investitori istituzionali che hanno tenuto un meeting a Milano dedicato alla governance, la capitalizzazione di Piazza Affari è ampiamente dominata da investitori internazionali e istituzionali, sono gli italiani che finora hanno investito e creduto poco alla nostra borsa. Sì, sa, anche qui diciamo, è una questione, anche qui c'è competizione però anche nel settore diciamo, del risparmio gestito. Gli investitori italiani hanno investito poco anche perché la gran parte, se parliamo di risparmio gestito, di fondi comuni, ormai sono esteri, ma sono esteri sia perché sono diciamo, denaro che arriva dall'estero da investitori esteri, diciamo retail, cliente fondi, sia perché anche grazie alla competizione tanti risparmiatori, investitori italiani diciamo, investono in Italia anche attraverso diciamo, reti e fondi esteri. Quindi diciamo, è molto molto positivo, la presenza estera vuol dire che un mercato funziona, non che un mercato non funziona. In una battuta c'è anche concorrenza però tra le piazze finanziarie
aria in questo momento. In particolare molti pensano che approfittando della Brexit anche Milano dovrebbe in qualche modo essere più attrattiva come piazza finanziaria da tutti i punti di vista. Come vede Consob questa prospettiva? Guardi, noi dobbiamo cercare di essere veramente molto più competitivi. Noi purtroppo abbiamo ancora molte, troppe imprese che vanno all'estero, a quotarsi all'estero, in particolare per le obbligazioni, e non abbiamo un flusso contrario. Quindi dobbiamo, uno, cercare di riattrarre imprese che vogliono andare sul mercato anche qui. Poi siamo tutti Capital Markets Union, flussi europei, la competizione, se l'Italia va fuori vuol dire che i mercati comunque funzionano. Ma poi dobbiamo cercare, diciamo, di riattirare, diciamo, anche investitori. La Brexit, insomma, è un'opportunità importante. L'Italia ha una peculiarità. Diciamo è un po' la testa di ponte del mercato inglese, perché borsa italiana è posseduta dalla London Stock Exchange, MTS, eccetera. Quindi noi siamo un esempio per loro, dobbiamo cercare di far sì che una parte della liquidità, buona parte della liquidità, che oggi arriva anche perché siamo posseduti da Borsa e Londra, continui ad arrivare anche dopo la Brexit. Speriamo di riuscire a negoziare. Allora, Carmine Di Noia, la ringraziamo per averci aiutato a capire meglio il rapporto tra le regole, i nuovi strumenti finanziari, la crescita delle imprese nel nostro mercato. Grazie, noi ci vediamo con la prossima puntata, la lezione di mercato con i commissari Consob.